Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Il video di oggi è il terzo ed ultimo della serie Stanchi dell'Hype, di cui sono già uscite le prime due parti. Vi linko quella della settimana scorsa nelle schede qui. Se non l'avete vista potete rivederla, ma come già vi spiegavo, in realtà potete vederla anche un po' in qualunque ordine perché parlano di tre cose correlate ma comunque indipendenti. Questa terza ed ultima sezione, ovviamente, cosa poteva essere se non un bel pippottone finale, una bella argomentazione sull'hype e su come lo viviamo. Come dire, per chiarezza e anche per snellire un pochino il discorso, ho deciso di articolare questa discussione in tre parti. Prima parliamo un attimo di effettivamente che cos'è l'hype e soprattutto a che cosa serve. Poi ci domanderemo che cos'è hype buono e che cos'è hype cattivo, perché, spoiler alert, come in tutte le cose della vita, si può fare in maniera corretta e in maniera scorretta, quindi ne parleremo. E infine un'ultima parte che mi preme particolarmente, e cioè è un discorso sul capire che tipo di lettore si è, come usare l'hype a nostro vantaggio e soprattutto fare in modo che l'hype non ci rovini l'esperienza di lettura. Punto primo, che cosa ce ne facciamo dell'hype in generale? Allora, io per hype intendo in maniera abbastanza collettiva un po' tutte le pratiche fatte sia dalle case editrici sia dai vari membri della community, che siano effettivamente dei creatori di contenuti o dei semplici fruitori, per creare brusio e entusiasmo riguardo all'uscita di un libro o a comunque dei libri già usciti. Quindi fatto organicamente, fatto in maniera mirata, un po' tutto quel sottobosco di comportamenti, insomma, in cui insomma rientriamo un pochino tutti noi che partecipiamo alla community, e ovviamente in cui rientrano anche le figure più professionali, appunto, delle case editrici e dei vari uffici stampa. Perché l'hype in soldoni è uno strumento di marketing, che non vuol dire che sia Satana, non vuol dire che sia il diavolo. Però è effettivamente uno strumento di marketing. Può essere utilizzato in maniera, diciamo, esplicita e consapevole dalle case editrici, sia nel senso che possono essere proprio loro stesse che lo creano e che lo fomentano, sia con, diciamo, con dei mezzi propri, cioè creando contenuti, facendo pubblicità, creando contenuti con l'autore, interviste, contenuti speciali, cioè, diciamo, producendo loro in prima persona tutta una serie di cose che appunto vanno ad aumentare sia l'aspettativa che c'è nei confronti di qualcosa che sta per uscire, o che comunque gonfiano qualcosa che è appena uscito. Se no, la casa editrice può anche andare attraverso la community online, chiaramente inviando copie, invitando bookstagrammer, booktuber a partecipare ad eventi, invitandoli a creare dei contenuti per loro, insomma, coinvolgendoli nel processo di promozione di determinati titoli. Oppure, se no, l'hype può anche nascere, diciamo, in maniera organica, chiamiamola spontanea, se volete, direttamente dalla community. L'effetto che ha alla fin fine arriva sempre all'aumentare la popolarità e le vendite di un determinato libro. Però, ecco, diciamo, può anche nascere spontaneamente per il via via, attraverso il passaparola, attraverso il semplice entusiasmo di lettori che vogliono parlare molto bene di una cosa che hanno amato particolarmente e che quindi, insomma, creano del movimento intorno a determinate uscite, che non è necessariamente legato alle case editrici, alla promozione e alla distribuzione. Chiaramente, una casa editrice furba e che sa fare il suo lavoro fa un pochino quello che adesso ci stiamo abituando a far vedere dall'Oscar Volta, cioè
Cioè, combina l'aspetto casa editrice con l'aspetto community online. Quindi cosa fa? Si crea una presenza online abbastanza radicata, creando tanti contenuti sia di per sé, ma anche e soprattutto ripostando quello che altre persone dicono, creando degli eventi che coinvolgano sia i creatori di Instagram, di YouTube, eccetera, sia i lettori. Per loro è un modo in realtà anche abbastanza efficace ed economico e sicuramente molto efficiente di promuovere i libri. È un po' come mandare i prodotti alle varie influencer. È chiaro che magari inviare dei libri a determinate figure online o comunque coinvolgerle in determinati progetti. Chiaramente è molto più targetizzato e economico che fare grosse campagne pubblicitarie, insomma, alla vecchia maniera, ma questo, insomma, lo si sa. Quindi, diciamo che a livello pratico, l'hype aiuta a vendere. L'hype aiuta a vendere per i motivi che ci siamo appena detti. Vuol dire che è il male? Vuol dire che le case editrici oppure nel caso di un hype nato, diciamo, spontaneamente, organicamente dalla community, insomma, sono tutti cattivi, vogliono solo venderci libri e noi siamo delle povere vittime di queste manipolazioni diaboliche del marketing oppure semplicemente vittime dell'ossessivo martellamento dei bookstagrammer, dei booktuber, di book, quello che ci pare, no, in realtà no. Perché no? No, perché creare hype intorno a delle nuove uscite o a delle prossime uscite non è il male di per sé, come la stragrande maggioranza delle cose tolti probabilmente dei crimini e violenze efferate, tutto sta a come si fanno le cose, in che modo e con che scopo. So che libri, qua stiamo parlando di libri, in realtà si potrebbe parlare anche di film o di altre cose, però qui ovviamente l'argomento centrale è i libri. Come appunto ormai se bazzicate un po' per Instagram, per YouTube avrete visto. Il discorso hype non hype, ma si parla troppo di una determinata cosa, ma perché adesso tutti si parla di questo? Capisco che è una pratica che possa infastidire, però non è il male a prescindere o diciamo intrinsecamente, come sempre, il modo è tutto. A mio modesto parere, visto che il canale è mio e quindi i contenuti li gestisco io. Un modo, secondo me, anzi, il modo forse più corretto e anche secondo me più costruttivo effettivamente di fare hype intorno a delle nuove uscite è sicuramente quello di sfruttare soprattutto l'elemento di dialogo, di discussione. Cioè, creare hype intorno a un libro significa che moltissime persone ne stanno parlando. Nello stesso momento, l'hype buono è quello che promuove la discussione, quindi non è solo un bisogna parlarne continuamente in maniera piatta e acritica, solo dicendo che bello, adesso esce questa cosa, tutti finiamoci, è un capolavoro, tutte cose senza difetti, tutte cose perfettissime, tutto bellissimo, tutto meraviglioso, tutto fantastico. Un hype buono è un hype che tiene viva una conversazione, però una conversazione sfaccettata. Cioè, è bello quando si sente tanto parlare di una cosa, ma se ne sente tanto parlare anche in maniera discordante. Chi ne parla benissimo, bene, benino, malino, malissimo. Cioè, se effettivamente possiamo trarre qualcosa di buono dall'avere il 90% delle persone che seguiamo parlare dello stesso argomento è proprio il fatto che parlandone in tanti, per il calcolo delle probabilità, è impossibile che tutti abbiano la stessa opinione della cosa. E quindi hype buono è un hype che
si ricorda un po' di tutte le voci. Per esempio, io sono rimasta abbastanza sconcertata dal fatto che, visto che questo periodo è il periodo Nevernight e c'è stato appunto tanto tanto hype legato a questa uscita, per un certo periodo è stato solo un hype molto uniforme, solo estremamente positivo. Io capisco che dal punto di vista di una casa editrice ovviamente sia quello l'hype, come dire, che porta a casa il risultato. Però ovviamente poi giustamente sono anche cominciate ad arrivare delle voci un po' più discordanti. Per esempio, uno degli ultimi casi che ho visto è stato quello di Sofia di Mille Splendidi Libri, a cui Nevernight non è piaciuto, che è un'opinione assolutamente legittima, ne ha quindi parlato in maniera molto negativa. E un sacco di persone l'hanno offesa, le hanno detto che non aveva capito come poteva parlare male di questo se poi le invece le erano piaciute altre cose. Insomma, vabbè, tutta una serie di commenti che denotano forse un po' di mancanza di spirito critico da parte di chi li ha fatti, ma soprattutto, ecco, denotano quello che c'è di sbagliato nel creare dell'hype solo positivo, perché poi appunto si appiattisce completamente il dialogo. Invece è bello quando questo rimane articolato, ricco di voci diverse, per esempio la voce dei camion, la voce di chi ha apprezzato, di chi non ha apprezzato. Insomma, è bello quando la discussione resta bella bella cicciotta, bella ricca di contenuto, se stiamo solo a starnazzare, cioè, e io lo dico da una che, per dire, cioè, di Nevernight per me l'hype è quasi tutto positivo, però insomma, ecco, manteniamo sempre una certa distanza e un certo spirito critico. Un'altra cosa che rende l'hype cattivo è quando questo hype si basa su delle bugie o, diciamo, detta con un po' più di, come dire, di nuance, delle inesattezze o delle scorrettezze o degli stravolgimenti di quello che effettivamente il libro è. Quindi, pompare magari dei dettagli che sono solo dei dettagli e cercare di spacciarli invece per delle questioni centrali. Penso soprattutto questo a volte capita quando c'è della diversità o della rappresentazione, magari si spinge tanto su quell'elemento, dicendo: ah, ma questo è il primo libro che rappresenta questa determinata minoranza, questo determinato orientamento, questa identità, questa disabilità, insomma, quello che è, e dopo magari viene fuori che è solo un dettaglio minuscolo, ininfluente, insignificante all'interno della narrazione più ampia, ma si è solo voluto spingere su quell'argomento. Secondo me, in una certa misura, un esempio di questo è anche un certo tipo di hype che si è creato intorno a Nevernight, di cui a volte anche Christoph stesso è stato, fra virgolette, colpevole, che è per esempio pompare molto la figura di Mia come leggerete di un'eroina spietatissima, ferocissima, sanguinarissima, e poi in realtà sì, cioè è... È un'antieroina, è una figura comunque più problematica e complessa di tante altre, ed è vero che uccide, ed è vero che c'è tanto spargimento di sangue, però effettivamente nella promozione questo aspetto viene caricato in maniera molto forte, e mi è capitato a questo punto ormai da svariate persone che mi abbiano detto: guarda, io ho letto Nevernight, però poi ci sono un po' rimasta che Mia non fosse proprio tutta questa cattiveria con cui ci veniva dipinta. Ecco, secondo me fare hype così, oltre ad essere un po' scorretto, diciamo in misura minore o maggiore, per esempio in questo caso di Nevernight non la ritengo una scorrettezza che mi fa gridare allo scandalo, anche perché poi ognuno ha la sua interpretazione del personaggio, quindi per tanti lettori invece può essere effettivamente così come viene dipinta, ma semplicemente è un discorso di, secondo me, poca furbizia, nel senso che se effettivamente si spinge troppo su una distorsione poi di quei che sono i fatti reali del libro o aspetti
veri del libro, poi inevitabilmente i lettori lo scopriranno e finiranno per restare delusi. Quindi, ecco, mi sembra semplicemente una mossa così, forse sì, forse poco, cioè, poco, sì, poco lungimirante, ecco. Infine, l'ultimo aspetto che uno potrebbe anche dirmi e te pareva dell'hype buono o cattivo è che l'hype cattivo è l'hype che non fa per noi. Grazie al bip, mi direte giustamente, ma pensa un po', se non va bene per noi, non va bene per noi. L'acqua è bagnata. Però questo in realtà mi porta al terzo ed ultimo punto, e cioè che oltre a non esistere un hype buono o cattivo a prescindere, ma appunto dipende dai modi, non esiste neanche un hype buono o cattivo in senso assoluto per tutti i lettori. Qui è importante conoscersi. Conoscersi perché ci sono dei lettori che vengono molto stimolati dall'essere circondati da un continuo sentir parlare di determinate cose, continuare a vederle, sentirsi, come dire, parte, no, di un gruppo più largo che effettivamente i cui membri stanno facendo tutti la stessa cosa, la si può fare insieme, ci si può sentire coinvolti, e quindi c'è chi veramente trae grande beneficio dall'essere parte di un sistema, appunto, in cui l'hype è pompato a manetta. Invece c'è anche il lettore che si rompe le balle e non ne può più e dice basta, è già la sedicesima persona che mi parla di questa cosa, non ne posso più di vederla dappertutto, non ne posso più di aprire Instagram e tutto parla solo di questo, mi viene il nervoso e ovviamente poi ci sono tutte le sfumature centrali. E può sembrare una scemenza, può sembrare una banalità, però soprattutto magari se siete giovani, è veramente importante cercare di capire che tipo di lettore siete e soprattutto che non c'è un tipo giusto o sbagliato. Lo so che se magari rientrate nella categoria di quelli che non ne possono più di sentire parlare magari sempre delle stesse cose, o appunto in determinati periodi che già gli va fuori dalle orecchie sentire determinati nomi, capisco che a volte vi possiate sentire come se allora non volete partecipare, allora voi volete per forza fare i pasti al contrario, e allora voi volete per forza essere diversi. Ecco, non ci sono risposte giuste o risposte sbagliate. Anche perché, fra l'altro, l'importanza del conoscersi come tipo di lettore aiuta anche a massimizzare la piacevolezza, la gioia, la soddisfazione che effettivamente potete poi trarre dalla lettura di questi benedetti libri di cui parlano tutti, e anche la sorella di tutti e la zia di tutti. Perché ormai, vedendo anche nell'ultimo paio di video, anche nei messaggi privati su Instagram, parlando con tanti, tanti di voi, mi è capitato tante tante volte di sentire: guarda, io mi sono approcciata a Nevermind, sì, mi sta piacendo, ma sì, me lo sto godendo, ma sicuramente c'è stato troppo hype, sicuramente mi aspettavo troppo, sicuramente se l'avessi letto finché non era così hypato, hypato, ho deciso io che esiste, me lo sarei goduto molto di più. Insomma, tutta una serie di variazioni su questo tema. E a me, cioè, leggere queste cose mi dispiace tantissimo, perché penso a quanti lettori più felici si sarebbero potuti avere evitando questo tipo di esperienza. Perché capisco che se un determinato libro viene pompato, gonfiato, spammato senza pietà dappertutto, poi si creano effettivamente delle aspettative che è quasi quasi impossibile poi riuscire a soddisfare. A me è capitato con Vicious della Schwab. Io l'ho iniziato aspettandomi il mondo e di più,
volendo tutto da quel libro, già convinta che sarebbe stato uno dei libri della vita, e inevitabilmente poi sono stata delusa. E adesso per me quello nella mia testa, anche se è un libro che oggettivamente ha delle qualità splendide, per me rimane un libro che mi ha delusa molto. Non è assolutamente colpa del libro, è colpa di tutto, di tutte le aspettative che si erano costruite. Quindi è giustissimo, secondo me, sapersi dire, saper riconoscere che no, in questo momento di questo si sta parlando troppo. Io aspetto, io nel senso lettore X, aspetterò a leggerlo dopo, per esempio una scelta consapevole che io ho fatto con Fidanzati dell'inverno, una serie che mi interessa tantissimo, ho anche acquistato già i primi due volumi usati, acquisterò anche gli altri, però la leggerò poi, lo leggerò quando finirà la serie, quando tutto il brusio intorno si sarà calmato, perché lo so e mi conosco, altrimenti viene fuori Vicious 2. E quindi, con Vicious 2 non intendo il seguito di Vicious, che è un libro che fingeremo che non esista, ma intendo una replica dell'esperienza fatta con Vicious. Quindi, momento, come dire, di autoanalisi per voi, per me, per tutti noi, è capire i propri limiti e capire quando è il momento giusto di fare un passo indietro e di togliersi. Se anche non si partecipa sempre continuamente a tutte le discussioni, diciamo, più in primo piano del momento, va tutto benissimo. È molto più importante che possiate effettivamente godervi l'esperienza di lettura nel momento in cui decidete di leggere una determinata cosa, che non per forza partecipare sempre, comunque essere al 100% attivi. Quindi siate egoisti da questo punto di vista, mettete il vostro godimento e la vostra esperienza di fronte a tutto il casino che si crea intorno alle cose e appunto domandatevi molto onestamente quale sia il vostro limite. Io per me so che ho una tolleranza abbastanza alta e che anzi mi piace molto, come dire, entrare in questi meccanismi, ma se voi siete diversi capitelo e comportatevi di conseguenza. Avete ragione comunque, ogni esperienza di lettura e ogni approccio alla lettura è meritevole di rispetto, quindi nessun problema. Se l'hype è eccessivo, saluti, siete più importanti voi. E detto questo, finito anche il pippone di zia Francesca sull'hype e soprattutto su come sopravvivere all'hype e riaffermare i propri diritti di lettore che vuole solo leggere un libro e divertirsi, se questo video e gli altri miei contenuti vi piacciono, non dimenticatevi di ovviamente commentare qui sotto, perché io sono sempre felicissima di parlare con tutti voi. Raccontatemi di come voi vi approcciate all'argomento hype, pro, contro, lo rifuggete, vi ci sguazzate dentro, fatemi sapere. Lasciate un mi piace, potete anche attivare la campanella. Io vi ringrazio sempre tantissimo per aver guardato e noi ci rivediamo la settimana prossima. Ciao ciao!